Buonasera a tutti. Allora, abbiamo un'esigenza del primo speaker, Giuseppe Ferrone, di partire, quindi farò l'introduzione dell'evento dopo il suo intervento, cominciamo un aereo brevissimo. E niente, si presenta da solo, lo facciamo salire sul palco. Grazie a tutti per essere qui. No, state. Va bene. Buonasera a tutti, io sono Giuseppe Ferrone, in Ernest Young guido il centro di eccellenza che abbiamo all'interno di EY per la practice blockchain all'interno della regione Italia, Spagna e Portogallo, e all'interno di questa sessione proverò a raccontarvi quello che stiamo facendo in ambito blockchain. Innanzitutto, come dicevo, Ernest Young è organizzata con una serie di centri di eccellenza che operano su scala mondiale. Sono ben 15 centri di eccellenza. All'interno del team dell'app blockchain Mediterranea Niria ci sono più di 20, circa 20 professionisti con diversi ruoli, dagli esperti di tecnologia alla parte funzionale, chi si occupa appunto degli sviluppi, e cerchiamo di lavorare con un approccio basato su un ecosistema aperto, quindi con il coinvolgimento delle start-up, di chi opera all'interno dell'industria, gli esperti di settore, e ovviamente i principali provider di tecnologia, seppur oggi ci siamo strutturati per poter sviluppare all'interno queste soluzioni. Una piccola introduzione su quello che raccontiamo sempre essere per noi la blockchain applicata al mondo enterprise, quindi un sistema distribuito, meccanismi di valutazione, crittografia per quanto riguarda la sicurizzazione e lo scambio delle informazioni, tre meccanismi di architettura legati al sviluppo di produzione appunto blockchain, sia l'utilizzo della blockchain pubblica, Bitcoin, Ethereum, permissioned, quindi blockchain consortili, piuttosto che blockchain private. Gli ambiti di applicazione che stiamo sviluppando riguardano sostanzialmente tre grandi mondi: il tema della notarizzazione, quindi utilizziamo la parte di blockchain come notaio virtuale per la distribuzione delle informazioni, per la sicurizzazione e la mappatura temporale di queste informazioni, tra cui le principali applicazioni che abbiamo sviluppato nell'ambito del tracking delle filiere produttive, il tema della tokenizzazione, quindi dello scambio di dati all'interno del network blockchain che abilita un meccanismo di scambio di token, quindi di unità di valore che possono portarsi dietro un patrimonio informativo all'interno del network, e infine un tema di automazione con gli smart contract che abilitano appunto l'automazione di alcune clausole contrattuali, business rule o elementi di un contratto nella relazione tra le parti che possono appunto determinare alcuni casi d'uso come quelli all'interno del procurement pubblico o privato, piuttosto che lo smart delivery, o elementi quali lo sblocco di un pagamento a fronte della consegna di una merce come quello che riguarda le lettere di credito. Oggi Ernest Young si è strutturata con tutta una serie di soluzioni, EY Exchange, il framework per quanto riguarda la traceability degli asset, Marine Insurance, una soluzione sviluppata per quanto riguarda l'unione della tracciabilità degli eventi su una filiera di distribuzione con tutto quello che riguarda gli elementi assicurativi che regolano appunto la protezione dello scambio di questi valori. Public Sector Finance è una soluzione pensata per la pubblica amministrazione per quanto riguarda la regolazione dei rapporti di tesoreria tra gli enti centrali e gli enti periferici. EY Tesseract è una soluzione per gestire l'ownership di una proprietà all'interno di un determinato pool di risorse, come può essere il car sharing, organizzato appunto per determinare delle ownership chiare per ogni utilizzatore. EY Blockchain Analyzer è una soluzione che nasce per la riconciliazione dei bilanci e che ha come fulcro quello di essere una soluzione per l'automazione dei bilanci, dei rapporti tra le parti per quanto riguarda i crypto exchange. E Digital Contract Network è una soluzione per la protezione della proprietà intellettuale per il diritto probatorio o la possibilità di provare la propria ownership rispetto a un determinato contenuto intellettuale che viene appunto diffuso. Si va dai contenuti media all'entertainment ai contenuti digitali. Per quanto riguarda i EY Exchange Platform, si compone di tutta una serie di soluzioni, qui ne vediamo alcune, dalla Food Traceability alla produzione di certificati verdi, e quindi la capacità di andare a garantire la tracciabilità delle fonti rispetto allo scambio di un certificato, al tema dell'intercompany, e quindi alla gestione di contratti intelligenti tra le varie parti. Come Blockchain Hub Meta abbiamo sviluppato, come dicevo all'inizio, tutta una serie di soluzioni
Quelle più diffuse appunto off-chain food traceability per quanto riguarda la certificazione e il tracking delle filiere produttive. È una soluzione che sfrutta un network open source che è quello di Ethereum e garantisce la tracciabilità di tutti gli step di filiera. Con INPS abbiamo realizzato una soluzione per quanto riguarda la creazione di un codice identificativo univoco per i cittadini europei. Altri casi d'uso più famosi come quello di creazione del fascicolo digitale dell'automobile con l'Automobile Club Italia, alcuni casi di open innovation sviluppati con la Consip, Sogei e Agili, piuttosto che con l'Aeronautica Militare per lo sviluppo di una soluzione blockchain in ambito di procurement, piuttosto che maintenance e logistica 4.0. Nel mondo del food abbiamo diffuso tutta una serie di soluzioni. In questo caso utilizziamo blockchain come un layer che garantisce la tracciabilità di tutti gli step di una filiera produttiva e soprattutto l'associazione di un ownership ad una determinata attività di filiera. Questo consente sia di dare trasparenza al consumatore finale, ma anche di gestire in maniera automatica e in maniera automatizzata le responsabilità tra i diversi attori della filiera. Qui vedete alcuni casi di applicazione in ambito vino, altri in ambito GDO con le casistiche sviluppate con il pollo e gli agrumi, piuttosto la mozzarella di bufala con spinota, la filiera del freddo che lanceremo tra qualche settimana con Bofrost. Su cosa fa leva questa soluzione? Ovviamente è una suite di servizi, la blockchain è una componente tecnologica, ma questa si va ad affiancare anche tutto quello che riguarda la tracciatura di una supply chain e ovviamente l'automazione di questi rapporti. Quindi all'interno di queste landing page, che è il frutto finale a cui ci si arriva tramite un QR code posto sull'etichetta dei prodotti, si può avere la prova effettiva che queste informazioni rispetto agli step di filiera che sono stati appunto registrati trovano una registrazione sulla blockchain pubblica. Però ad ogni modo la parte preponderante di questo tipo di progettualità è ricostruire una supply chain, ricostruire le parti e le attività associate da ciascuna ownership e poi darne trasparenza. Quindi sia in una relazione delle aziende B2B in cui si va a raccogliere sul layer digitale e andandone a condividere appunto le informazioni, quello che si basa è quello che è alla base dello svolgimento di determinate attività, dati di campo, di coltivazione e trasformazione di prodotti, sia nella relazione B2C col consumatore per dargli sicurezza. L'abbiamo definita una soluzione a chilometro zero virtuale che unisce produttore e consumatore finale. Quello che vedete qui è una prima piattaforma che abbiamo lanciato per la commercializzazione del vino cinese, del vino europeo sul mercato cinese. È un tentativo di creazione di un marketplace che è abilitato dalla blockchain per quanto riguarda la tracciabilità e la sicurezza della materia prima e dello scambio del prodotto tra l'acquisto sul network digitale e quello che è poi la delivery a casa dell'utente, e dall'altra parte abilita una wine token economy, cioè un meccanismo di scambio tra gli attori della filiera per disintermediare i cosiddetti middleman di filiera, marginare meglio e appunto avere un meccanismo di riconciliazione automatica. Altri due progetti sono quello realizzato per il sake, per la tracciatura del sake in Giappone, e Fine Wine Investment Platform è una piattaforma per tokenizzare i certificati sul vino di qualità, sul vino di lusso, sul vino di pregio per quanto riguarda la parte di collezione, quindi si lega tramite un processo di certificazione un token a quel determinato prodotto e si scambia questo token che si porta dietro il valore del bene senza ovviamente dover andare a spostare il bene stesso, proprio perché è un prodotto di investimento in questo caso. Come dicevo, ci sono delle soluzioni applicate al di là dell'utilizzo della blockchain pubblica, che è quella che abbiamo visto nel caso della tracciabilità delle filiere produttive in ambito food, in cui utilizziamo la blockchain permissioned in un network con sostiglie. In questo caso è una soluzione disegnata per definire un codice unico europeo tra le diverse amministrazioni previdenziali che ha l'obiettivo di creare un meccanismo di scambio dei dati di un cittadino per l'accesso a determinati servizi welfare, come il servizio di posted employee, cioè i lavoratori in mobilità che lavorano in determinati stati dell'Unione, piuttosto la riconciliazione di una posizione pensionistica. In questo caso la blockchain costituisce il layer che identifica univocamente il cittadino, crea un codice, un token per questo cittadino che continuerà ad identificarsi con nome, cognome, luogo, data di nascita e il proprio codice fiscale senza dover creare un altro codice fiscale la cui stima è stato stimato che il cui impatto potrebbe essere di qualche centinaia di milioni di euro rispetto a tutti i sistemi che si dovrebbero aggiornare. Quindi in questo caso vedete una blockchain basata su Quorum in cui questo è proprio il prototipo che è stato presentato
presentato e che verrà diffuso in un evento che verrà realizzato a metà maggio, in cui da una parte c'è il front-end dell'operatore che identifica il cittadino, dall'altra parte vedete le notarizzazioni fatte su Quorum, sono stati già codificati i nodi delle prime amministrazioni che sono salite a bordo, in Sinail, le amministrazioni previdenziali olandese e l'amministrazione polacca, in cui sostanzialmente una volta identificato il cittadino viaggia un token che abilita la verifica dell'accesso alla prestazione. Quindi la blockchain cosa fa? Identifica se il cittadino è eleggibile o meno, quindi se quel token esiste all'interno del network, che si è venuto a creare dopo ovviamente il processo di onboarding e di registrazione del cittadino stesso, e poi abilita l'eleggibilità del cittadino ad accedere a quel determinato servizio. Questo per contrastare frodi, fenomeni di double counting, piuttosto che automatizzare i processi di riconciliazione tra le varie amministrazioni che oggi sono basati per lo più sullo scambio di dati cartacei. Questa soluzione è una soluzione che abbiamo sviluppato per il Comune di Firenze, si basa sempre su una blockchain consortile in cui sostanzialmente si punta a creare un ecosistema tra le parti pubblica amministrazione, turista e merchant che ha l'obiettivo di creare un meccanismo di scambio, quindi sostanzialmente sulla base di un marketplace che consente di avere l'accesso a determinati servizi, sulla base dell'acquisto direttamente in app viene riconosciuto un reward, questo reward è un cashback che può essere disperso presso tutta una serie di merchant convenzionati, dall'entertainment all'accommodation ai siti museali e così via. Quindi un modo per garantire che a fronte di un determinato acquisto e del reward questo possa essere speso in automatico e si possa venire a creare ancora una volta un concetto di ecosistema. L'elemento essenziale della blockchain è creare appunto questi ecosistemi. Le applicazioni danno valore ovviamente al business sempre se partono dalla creazione di una condivisione di un'esperienza, di una condivisione di un processo o di una relazione tra le parti. In questo caso utilizziamo invece la blockchain per la certificazione dei titoli di studio, un'applicazione realizzata per la Louis Business School in cui viene creato e notarizzato il certificato. Questo certificato può essere verificato tramite un codice inserito su una dashboard e questa dashboard dà dimostrazione che appunto questo certificato è nato in una determinata data, in una determinata ora ed è stato registrato dall'università in un determinato istante temporale. Quindi chiunque potrà andare a verificare che effettivamente quel soggetto ha conseguito quel determinato titolo di studio, può svolgere quella professione. Il futuro quale sarà? Quello di certificare anche tutto il mondo delle competenze. Quindi andare a garantire non solo per i titoli emessi da un'università, ma anche per tutti quei corsi complementari, corsi di secondo livello, master di secondo livello, che molto spesso vengono erogati ed eseguiti dalle persone per aggiungere dei percorsi formativi al proprio background, quella che è la sicurizzazione di chi ti sta valutando rispetto all'esperienza che effettivamente hai svolto. Anche in questo caso si utilizza una blockchain pubblica che è la blockchain di Ethereum. Il fascicolo dell'automobile di ACI è invece un fascicolo che consente di abilitare non solo un ecosistema tra l'automobilista, le officine, i concessionari, i produttori e gli assicuratori, ma soprattutto un punto unico in cui raccogliere i dati del ciclo di vita di un veicolo. Quindi vengono recuperati dal TRA tutta una serie di dati nella situazione codice fiscale, utente, targa. Rispetto a questo l'utente può inserire alcuni dati, le officine possono inserire altri dati, per esempio sulle manutenzioni, sui chilometraggi, su eventuali incidenti, altre informazioni provenienti dalle assicurazioni e andare a notarizzare tutto su questa app, su questo fascicolo digitale del veicolo. Il tutto perché? Per sostenere il valore sul mercato secondario, sul mercato dell'usato, soprattutto su un mondo in cui il falsificare i contachilometri piuttosto che una serie di informazioni false, soprattutto nei rapporti di compravendita, determina un impatto molto gravoso sull'intero ecosistema. Prosumer to Consumer è uno studio fatto con il Politecnico di Milano e 5 delle principali aziende utilities italiane in cui abbiamo provato a capire se la blockchain potesse essere utilizzata come meccanismo di scambio non per quanto riguarda il layer fisico dell'energia, ma per quanto riguarda la riconciliazione di alcuni elementi relativi appunto al consumo dell'energia stessa. E quindi in questo caso utilizziamo la blockchain come meccanismo per scambiare l'energia e riconciliare un prosumer che è un produttore di energia con il suo pannello fotovoltaico e il consumatore che appunto acquista questa energia.
Gli hackathon che vi dicevo prima sono appunto degli eventi realizzati per sviluppare delle soluzioni per la pubblica amministrazione, quello sul procurement e quello sulla manutenzione, e infine il blockchain hub che è appunto il nostro centro di eccellenza con le varie soluzioni. Vi ringrazio. Allora, Giuseppe oggi era di corsa, però lo facciamo entrare sul canale di Telegram di Chain Academy, così se qualcuno poi avesse dubbi, domande, tutte le slide poi degli interventi vengono messe nel canale, così poi potete anche rivedere, parlare con chi ha parlato qui, fare domande, approfondire. C'è un'altra persona che è Ernest Young, per cui se vogliamo fare delle domande possiamo farle a lui. Mi è arrivata adesso voce. Ci sono domande relative all'intervento che abbiamo appena visto? Tutto chiaro, anche se è stato così veloce, un po' storcita come presentazione. Siamo troppo tecnici. Troppo tecnica? Troppo. Va bene, non ci sono domande, grazie. Ah, ecco una domanda. Qual è lo stato di maturità di queste applicazioni? Di tutte? Qual è lo stato di maturità di tutte le applicazioni? Sul turismo in particolare. Quella sul turismo in particolare. Allora, mi presento, sono Gian Dolopore, faccio parte del blockchain app di Giuseppe. Allora, per quanto riguarda il turismo, ci stiamo muovendo con le amministrazioni. La soluzione c'è, è funzionante, ma è in fase di proof of concept in tutti gli effetti, quindi sarebbe da applicare più una questione politica. Ci stiamo muovendo con 5 diverse municipalità che vorrebbero applicarla e, come detto, il focus è liberare, decongestionare il centro, quindi ci stiamo focalizzando sulle città che più hanno questo bisogno, tra cui quella più facile che abbiamo visto anche nella rappresentata è la Firenze. Quindi ad oggi ci stiamo muovendo politicamente più che altro, perché è funzionante, è testata, ma bisogna applicare. Noi cerchiamo in ogni soluzione utilizziamo una blockchain privata, pubblica, laddove serve efficienza di altre transazioni o altri benefici quali una maggior privacy delle transazioni o soluzioni che una blockchain pubblica oggi non potrebbero offrire, utilizziamo una versione ibrida. Quindi andiamo a disegnare lo use case, noi siamo agnostici tecnologicamente, Ernst & Young fa strategy e l'approccio, riesce anche a sviluppare ma non è focalizzato su una tecnologia e basta. Però come strategia aziendale abbiamo deciso di utilizzare sempre una pubblica, quindi laddove ci serve una privata, comunque cerchiamo di fare una soluzione ibrida per garantire l'integrità dei dati di quello che c'è nella privata con una pubblica, che può essere anche una semplice Merkel tree in pubblica. Notarizzare in un pubblico quello che c'è scritto nella privata. In alcune soluzioni, una in particolare, quella che abbiamo visto prima, l'European Social Security Number, l'ESIN, lì utilizziamo puramente una privata, laddove però tutti i nodi sono enti istituzionali la cui autorità è garantita per eccellenza. Diciamo l'altro lato organizzazioni che per cui lavorate, per cui sviluppate queste applicazioni, la ritengono un'opportunità la blockchain o è vista come un facciamolo per non rimanere troppo indietro rispetto a quello che l'evoluzione diciamo, tecnologica in generale? Non so se è una domanda politica, può no, rispondere. Ripeto la domanda per l'amministrazione e per tutti, quindi la domanda è come accolgono l'innovazione di blockchain se come mossa magari di volontaria, di magari anticipazione o per non rimanere indietro. Allora, ad oggi devo dire che ovviamente i first mover sono sempre lo fanno
per, in maniera aggressiva, quindi per attaccare il mercato, arrivare come first mover, investono e sanno che gran parte dell'investimento potrebbe andare perso, perché trovano qualcosa che poi potrebbe facilmente diventare mainstream e costare molto meno compendio. In realtà i benefici ad oggi sono stati, del first mover sono stati sempre molto alti, sia in ottica di reputation, quindi la blockchain è una base, chi è primo esce su giornali, se fa parlare di sé, in realtà anche in modalità di efficienza e di risultati che ci eravamo posti all'inizio, per quanto riguarda ad esempio determinati KPI che può essere nel food e migliorare i quality assurance checks, quindi non per forza un aspetto di marketing, sono stati confermati. Adesso che sono passati 2-3 anni delle prime applicazioni, c'è chi sta investendo per non rimanere dietro. Quindi ci sono entrambi gli aspetti. Soprattutto le quindi la domanda è se la blockchain privata che menzionavo prima riguardante il progetto European Social Security Number, quindi l'ESSIM dell'Unione Europea, si basa su un standard esistente, su una tecnologia blockchain che è stata così. La stiamo sviluppando con un Quorum, tecnologia blockchain Quorum. Grazie mille. Salirà sul palco Federica Rocco di CryptoDelius e The Rock Trading. Facciamo un applauso. Dei legali e che hanno deciso di creare questo consorzio proprio per contribuire a quella che è la diffusione corretta di queste informazioni, di questa nuova tecnologia, soprattutto anche affiancandosi a quelle che sono le istituzioni che si trovano a normare un fenomeno che è dirompente anche per loro sotto tutti i punti di vista e quindi anche difficile e normarlo in maniera propositiva e non castrante, perché c'è tantissimo potenziale per quello che riguarda l'Italia e il nostro futuro. E, all'interno di questo consorzio vi faccio un breve briefing di chi ne fa parte. Nella parte imprenditoriale c'è The Rock Trading, che è la prima exchange che poi vedremo bene più avanti. La prima exchange, che è una delle exchange più longeve che ci sono in Europa, ancora operativa da quando è stata creata, perché nasce nel 2011. E ci sono degli altri imprenditori che hanno creato dei wallet come Conio, e abbiamo da poco avuto a bordo anche l'Uno, che poi Maria parlerà in rappresentanza di l'Uno e parlerà dopo di me, e abbiamo Tinkrit, che è un servizio di pagamento, e poi ci sono questi altri due aspetti fondamentali che si devono unire per riuscire a portare a termine la nostra missione, che sono i legali, che sono lo studio di Annunziata e Consol, che sono su Milano, la base operativa è a Milano, e lo studio Dattilo per la parte fiscale. Allora, io qui non so quanti di voi sappiano che cos'è la blockchain, non voglio fare la parte tecnica perché io non sono un tecnico, sono solo in rappresentanza di una di una divulgazione di questo argomento. Semplicemente e molto velocemente
Qui vedete la blockchain e le caratteristiche che sono le parole chiave che sentite sempre dire e raccontare quando si spiega che cos'è la blockchain. Di fatto qui ci troviamo davanti, per fare un paragone, come spesso, non so se l'avete già sentito, comunque con internet, quando è arrivato internet c'era chi andava, sì, vai a mandare la mail dopo 20 minuti, che è partita dal web, che ti è arrivata, controlla così, intanto io vado all'ufficio postale. Qui siamo nella stessa identica situazione, cioè le caratteristiche della blockchain, le parole chiave le sentite sempre: decentralizzato, sicuro e soprattutto non trasformabile, nel senso che una volta che questa catena di blocchi, che è legata in maniera crittografica e complessa, e non voglio neanche annoiarvi perché non sarei neanche in grado di dirlo in maniera tecnica correttamente, tornare indietro per modificare uno dei blocchi è talmente impossibile, perché il calcolo computazionale che bisognerebbe fare, l'evento di tutti i nodi che ripartecipano a modificare quel blocco, nel frattempo tanto gli altri sono andati avanti, quindi di ricambiare tutta quanta la catena è impossibile. Questo che cosa ci porta a far ragionare? Che questi sono gli ambiti di applicazione che prima avete velocemente sentito, anche parzialmente privatizzati o decentralizzati, no? Sono ambiti che ci toccano tutti i giorni, perché c'è la sanità, c'è l'istruzione, c'è questa parte molto importante dove vedete i voti elettorali, l'identità digitale, il settore finanziario e la pubblica amministrazione. Qual è la differenza importante ed epocale tra questa tecnologia e internet? È che quando io parlo di asset finanziari, di identità e di voto, non voglio avere duplicati come quando mando una mail e l'originale ce l'ho io e ho mandato una copia di una mail, di una foto, di una canzone, di una qualsiasi cosa. Voglio che il dato sia unico e solo e tracciato per di più, quindi è alla disposizione di tutti quanti. Quindi questo fa sì che ci sia un cambio, che è questa l'evoluzione secondo me principale, di paradigma proprio della, come posso dire, del modo di avere fiducia tra le parti. Cioè cambia il modo in cui due persone si relazionano senza intermediari o con degli intermediari che avranno anche già deciso il polo A e il polo B, dove si deve andare, quale sarà. Però una volta deciso è quello. E questa cosa qui è di una potenza tale che può portare sviluppi che, come quando abbiamo cominciato con internet, che sì, la mail, poi siamo arrivati con i giochini, con i siti web, ma chi si immaginava Amazon, Netflix, Instagram? Nessuno. Quindi qua dentro altrettanto, cioè siamo veramente all'inizio. Quindi questa parte qua è importante pensarla da un punto di vista culturale, oltre che tecnico, informatico e via discorrendo, perché sicuramente poi là bisogna un po' studiare ed entrarci per entrare nella materia. Finanza e blockchain, perché principalmente volevo arrivare poi a parlarvi dell'exchange e delle difficoltà che hanno in questo momento l'exchange per diciamo anche l'onboarding dei nuovi adepti che vogliono avvicinarsi. Queste sono due slide. La prima è in realtà molto più semplicemente, è stato fatto un'indagine su più di 550 istituti finanziari in giro per il mondo, leader, al quale è stato chiesto familiarità, che confidenza avete con la blockchain. Il 16% ha detto elevata, abbastanza elevata, che vuol dire, se io sto tarando su 550 degli istituti finanziari più importanti al mondo, zero. Il potenziale che abbiamo e il treno famoso che si dice sempre che non bisogna perdere, più o meno lì ho trovato questa slide che ho trovato interessante. Certo, sono ipotesi, no? Maturità nel 2025. Di fatto adesso siamo in una fase in cui nel 2016 e 2017 già quelli che sono in sala evidentemente hanno sentito l'exploit del Bitcoin quando ha raggiunto i vertici, hanno iniziato a sentire parlare di blockchain, si sono interessati. E adesso siamo nella fase, almeno per quanto mi riguarda come consorzio, di un focus sul normativo importantissimo, perché quello farà sì che l'Italia si allinei a tutto il resto dell'Europa, perché poi oltre che l'Italia noi stiamo partendo, e infatti Maria anche per questo è qui con noi per
partire anche a muoverci a Bruxelles, ci siamo registrati al registro della trasparenza per fare quella che sulla lobby non è vista in maniera negativa ma anzi è costruttiva, quindi è partecipazione alle nuove leggi che ci arriveranno poi dall'alto, che quindi noi a caduta assumeremo. E praticamente è importante in questo momento essere partecipi ed essere attivi. Nel mondo adesso questo è veramente un nulla, un poco, sono due o tre nozioni, poi anche queste slide ovviamente se possono essere divulgate. Diciamo che l'America, che per noi in questo momento è vista come no, americani, qualsiasi americano, non si registra nessun exchange perché è troppo complicato, poi ci viene la SEC a cercare a casa i documenti, le cose, le tasse, quindi non abbiamo collegamenti con l'America, se non li stiamo osservando, perché ovviamente loro stanno facendo adesso questo giro di informazione andando a cercarsi quelli che sono per loro, o almeno che risultano gli esperti nel settore, per capire anche loro come si devono muovere, perché poi lì sono severissimi, quindi tutti i progetti che ci sono in corso sono anche in fase di stallo per alcuni aspetti, perché tante SEO che sono state fatte, alcune fatte in America, sono ancora in SEO, sarebbero la raccolta di fondi che è stata fatta per i progetti nuovi, sarebbe initial coin offering. La Germania l'altro ieri ha lanciato la sua prima STO, la Security Token Offering, che comunque è un passo importantissimo, perché vuol dire che è stata accettata dal governo e riconosciuta. Perché qual è la cosa importante che esce fuori da tutte queste, diciamo, da questo discorso? È che io accedo in un mondo virtuale e ci accedo con euro, quello che voglio. Dopodiché sto dentro, faccio trading, faccio i miei profitti, perché magari sono bravo a fare trading, faccio speculazione, lo faccio come investimento. Poi a un certo punto devo ritornare in fiat o in euro. Il problema adesso è chi ti prende questi euro o come ritorno con gli euro. Allora, però trading è una delle realtà che fa già l'onboarding e poi dopo restituisce anche gli euro. Ma la vera difficoltà è che, adesso su questa vado veloce perché tanto parlare forse di TRT è ancora più semplificativo. Questi sono i passaggi che stiamo vivendo adesso in Italia, cioè il 2017 è stata la prima volta che è stata uscita fuori la parola ed è stata definita la valuta virtuale e i prestatori di servizio. Il MEF si è subito messo all'opera con una consultazione per prevedere questo registro, dove far registrare sia l'exchange che gli esercenti eventuali che volessero raccogliere Bitcoin. Ovviamente noi lì siamo subito entrati con osservazioni, perché registrare in maniera obbligatoria per l'Italia vuol dire oddio, mi stai controllando? No. Allora no, ma che cos'è questa cosa? No. E allora qui l'adozione di massa non ci arriveremo mai, in sostanza, detto in maniera abbastanza semplice. Il Consob ha fatto l'altra settimana, ho partecipato insieme agli esperti legali e fiscali alla consultazione che Consob ha fatto per venire a capo di quelle che sono le definizioni principali di che cos'è una SEO, di come dobbiamo regolarci e come dobbiamo, per loro ovviamente, essendo Consob, tutelare l'utente. E devo dire sono stati hanno ascoltato molto e sono stati anche molto interessati a tutto quello che veniva detto. La consultazione doveva finire il 19 di maggio e finirà invece il 5 giugno, perché hanno posticipato un pochino il tempo massimo per cui si possono consegnare tutte le osservazioni da parte degli esperti, e vedremo che cosa uscirà fuori. Però la Consob ovviamente è presente, come è presente la normativa sull'antiriciclaggio. Vi metto la slide di The North Trading, perché intanto per spiegare qual è la difficoltà principale adesso che si vive in questa fase di diciamo di regolamentazione in itinere. Allora, The North Trading nasce nel 2011, nel senso che nasce la prima transazione che fa, la fa nel 2011. Sono due soci e fondano questa la Second Life, che era un gioco virtuale. Da un'assicurazione passano a creare questa exchange, che viene ufficialmente riconosciuta come società a Malta. Perché Malta? Ah, vai a Malta perché va? No, a Malta semplicemente perché
la parte legale ha potuto aprire la società perché aprivano un conto in banca che serviva un appoggio bancario. Dopodiché ci sono stati, c'è stato uno spin-off di Tinkit che è creato nel 2015, hanno fatto tutti i loro vari percorsi che chi è più tecnico e fa trading sa, legge e intende, nel senso la fast lane, ossia entrare nella piattaforma e poter fare trading semplicemente schiacciando click, voglio cambiare 200 euro e non devo saper leggere le chart di tutte quelle che sono il valore del bitcoin a 2 secondi fa, 2 secondi dopo e prima. E nel 2017 ritorno in Italia e lì ci abbiamo avuto un'altra ondata. Ma perché in Italia? Ma siete matti? Adesso che a Malta vanno tutti a Malta, vanno tutti in Svizzera. Ma voi perché tornate in Italia? No. In realtà il rientro in Italia è stato una mossa, cioè è una mossa, è un come è stato, diciamo, Antisignano su tante cose che ha realizzato del rock trading. E da sempre il loro modo di comportarsi nei confronti degli utenti e comunque di prevedere, diciamo, i passi futuri è che, come è nato questo consorzio, perché la regolamentazione, che vogliamo o non vogliamo, arriverà, loro sono già in fase di KYC, che vuol dire Know Your Customer, e AML, che sarebbe l'anti-money laundering, cioè le due direttive principali alle quali sono obbligati a seguire tutti quanti i soggetti obbligati. E loro sono già in regola, quindi dice il momento in cui arriverà, perché tanto arriverà, è inutile che cerchiamo di dire che non arriverà, il momento di essere regolamentati, noi siamo a posto e i nostri clienti vanno avanti e continuano a operare. La difficoltà qual è? Che fare l'onboarding, ossia iscriversi su questa piattaforma, per noi italiani, perché principalmente poi vedendo i ticket che sono nient'altro che le mail che vengono mandate quando aiuto, c'è un problema, ma il bonifico è arrivato, non è arrivato, ma il mio documento, ma di qua, ma di là, il discorso qual è? Che noi italiani siamo quelli che, e qui lo dico e mi ci metto in mezzo pure io, compriamo una qualsiasi cosa, che può essere un telefonino, un aspirapolvere, un elettrodomestico, un libretto, delle istruzioni, vabbè, ma tanto a che serve? Entrare in un exchange e non leggere le frequent asked question non va bene, perché lì c'è scritto benissimo che cosa fare per e che tipo di documento e che formato, il fronte retro. Allora, fatto così, ci vogliono 2 ore per scriversi a The Rock Trading. Se uno inizia a mandare davanti, bianco e nero, apre un ticket, e ticket sono per l'azienda anche dei costi, quindi non è che loro hanno questa voglia di fare tutta questa KYC e queste email alle quali sono obbligati, cioè già è un peso. Per di più fatto con la nostra voglia di partecipare in maniera attiva, diciamo, da utenti, è un po' faticoso. Quindi loro per 2 motivi sono tornati in Italia, intanto perché credono nella regolamentazione e perché credono comunque in uno sviluppo per il paese sulla tecnologia, a prescindere. E poi perché, se ci riflettiamo, qualsiasi exchange, che non è soltanto TRT, sono tutte centralizzate. Alla fine, nel mondo decentralizzato, a meno che uno non rimanga per sempre all'interno di un mondo virtuale, che arriverà anche quello, perché arriverà anche l'exchange decentralizzato e si potrà comprare tutto via blockchain, semplicemente con un QR code e passandosi le transazioni sulla blockchain. Ma ancora già stiamo faticando a fare questo, almeno io non credo che la vedrò, magari dei mini nipoti, non lo so. Però da un certo punto di vista in poi il discorso che va fatto è intanto di tutela di quelli che sono già all'interno della struttura di The Rock Trading, nel senso che chi ha fatto già è già cliente. Quando c'è stato ad esempio l'exploit per l'onboarding massivo di quando è esploso il Bitcoin, che è arrivato a quasi 20.000, loro hanno chiuso, sono stati assolutamente in controtendenza, hanno chiuso le porte. Ma perché? Perché avrebbe voluto dire collassare un sistema informatico e di sicurezza dei clienti già esistenti, per avere sì a bordo per un inizio magari qualche cliente, che però avrebbe creato soltanto danni a quelli già che li seguono dal 2011. Ho conosciuto un ragazzo che adesso lavora con noi durante un evento, ed è giovane, molto giovane, che già conosceva The Rock Trading a 14 anni, a 13 anni. Quindi devo dire, alla fine è una realtà che per chi ci sta dentro è una realtà concreta, e ci sono anche risposte che vengono date, perché ci sono chat e c'è presenza anche fisica. Fisicamente, come tutti gli exchange, abbiamo una sede, perché c'è una sede,
E la cosa più importante è che noi, come poi si è visto nelle slide precedenti, tutto quanto alla fine verranno normati, chi in un modo, chi in un altro, a seconda del paese in cui si troveranno, ma questa sarà la tendenza. L'ultima cosa che vi volevo dire era, ad esempio, un sistema che è stato studiato per provare a far diventare di adozione di massa il pagamento in Bitcoin. È Tinklit, il sito è tinkl.it, che praticamente è semplicemente un processore di pagamento che permette al cliente e all'esercente, che può essere un'azienda, può essere un negozio, semplicemente di ricevere euro pagando in Bitcoin. Cioè, io ho un wallet in qualsiasi forma e vado, faccio un QR code, l'esercente si è registrato sulla piattaforma, sul sito, quindi ha fatto il suo KYC, ha fatto il suo onboarding, l'ha fatto classico, perché sempre soggetti obbligati siamo e sempre sotto la direttiva dell'antiriciclaggio e la provenienza dei fondi bisogna sapere da dove arrivano, anche perché sennò non escono mai più. E in modo semplice, a zero costi, zero spese, zero tutto quanto, si può già comprare chi ha Tinklit come registrazione, l'esercente che ha già Tinklit, il cliente può andare lì e comprare caffè piuttosto che non so cosa vendere l'esercente. Il guadagno in questo momento, allora, se io pago 100 in Bitcoin, in quel momento si vede la valuta, quanto sta del Bitcoin, quant'è il valore, viene tradotto per 100 euro, che è quello che fisicamente c'è scritto sul cartellino del negoziante, quindi il negoziante riceve 100 euro, non deve sapere di blockchain, di Bitcoin, di quanto sta il prezzo, lui riceve quello che chiede e chi paga in Bitcoin può usare i suoi Bitcoin, poi fondamentalmente è anche un modo per iniziare un po' a rendere concreta questa realtà. E quindi diciamo che la cosa importante, secondo me, è fondamentale, è iniziare a pensare che sta cambiando il modo veramente di avere fiducia tra le parti. Forse questo è il messaggio più importante che stasera mi sento di lasciare come indicazione. Grazie mille. Domande? No. No, vero? Domande? No. Nessuna, va bene. Gabriele? E ora presentiamo l'evento. Scherzo, volevo fare una domanda a tutti voi. Di solito una domanda che faccio sempre prima di iniziare a parlare: quanti di voi in questa sala posseggono anche una piccola parte di Bitcoin? Devo dire che andando avanti nel tempo la quantità di mani che si alza aumenta. Quanti di voi in questa stanza non posseggono nessuna criptomoneta? Proprio nessuna. Ok. Allora, visto che siamo qui, io volevo introdurvi dei corsi di formazione che facciamo sulla blockchain. Vi do una piccola infarinatura di quello che è, secondo noi, la blockchain. Anche perché ho visto che ci sono delle persone che non hanno Bitcoin. E non hanno criptomonete. Ah, chi di voi ha Ethereum e non ha Bitcoin? No, ce ne sono 3-4. È possibile questo. Ma non me l'aspettavo. Insomma, è così. Perfetto. Bene. Beh, chi ha Bitcoin sarà contento del fatto che il prezzo è salito, no? Adesso ci troviamo in un momento in cui possiamo essere contenti. Quando scende siamo tutti tristi, ci lamentiamo. Allora, diciamo che si parla tanto dell'innovazione della blockchain in tanti ambiti, l'Europa sta spingendo tantissimo per l'adozione di questa tecnologia in diversi ambiti, in Italia fa parte del piano Industria 4.0
e lo mettono all'interno del collante tra la parte di rilevazione del dato, perché Industria 4.0 è un prodotto, è un progetto che raccoglie diversi fattori, no? Le device intelligenti che raccolgono i dati, il machine learning che elabora, il big data, tante cose che devono creare un'azienda intelligente che connette tutte quante queste tecnologie che oggi abbiamo ma che sono un po' disconnesse. La blockchain si mette in mezzo, soprattutto nella fascia di cyber security, perché viene considerata una tecnologia che di per sé, lasciatemi il termine, quasi magicamente rende tutto più sicuro, rende il dato più sicuro. Quando si parla di blockchain si pensa all'immutabilità del dato, una cosa che è scritta nella blockchain è immutabile, nessuno la può cambiare. Questo è vero soltanto per la blockchain di Bitcoin oggi. Solamente la blockchain di Bitcoin ad oggi storicamente ha dimostrato di poter essere immutabile. Questo non è tanto un fattore religioso, cioè non vi considerate un Bitcoin maximalist come viene definito, assolutamente. Lavoro anche su tecnologie come Hyperledger, quindi sistemi permissioned, ma constato che a livello di tecnologia oggi non esiste un'altra blockchain. Per esempio Ethereum, la seconda blockchain più grande, ha avuto un fork, cioè a un certo punto è successo un attacco di un hacker che ha sfruttato un vago che era in uno smart contract che era scritto, ha rubato dei soldi e le persone si sono messe d'accordo insieme e hanno portato indietro la storia della blockchain, cosa che qualcuno ha proposto anche nel caso dell'attacco a Binance. Non so se avete sentito, uno dei più grandi exchange al mondo è stato hackerato, no? C'è qualcuno che ha proposto riportiamo indietro la blockchain di Bitcoin. Provaci. Lì non ce la farai, perché quella è veramente immutabile, almeno ad oggi. Poi tutto può cambiare ovviamente, no? Pantarelli, dicevano gli antichi. Però ad oggi è l'unica che ha dimostrato la maggior resilienza. Per cui bisogna fare attenzione quando parliamo di blockchain a non fare dei semplicismi e a prendere questa tecnologia come una panacea. Anche le blockchain private, nell'ambito di piccolissimi casi, possono avere un senso. Io personalmente le vedo un po' come le ruote che metti attorno alla bicicletta dei bambini, no? Quando non sanno andare ancora in bicicletta. Cioè, li fai andare sulle blockchain private, prima o poi capiranno il valore della tecnologia. Un po' come quando è nato internet all'inizio, no? Si sono create le prime intranet, tutti. Immaginatevi se internet era una rete in cui potevamo scambiarci informazioni soltanto all'interno dell'Italia. Meraviglioso! Va bene, questo è per darvi un piccolo, diciamo, framework su quello che è secondo noi la tecnologia. Quindi è ancora embrionale, è ancora una cosa che è in sviluppo, soprattutto tutte le applicazioni che vanno oltre lo scambio monetario, quindi le più spicciole pratiche dello scambio di monete, lo scambio di valore di asset finanziari, sono ancora da venire. Cioè non possiamo immaginare quale sarà la nuova applicazione tipo il Facebook, di internet sulla blockchain. Se avete domande su questo mi fermo, vi rispondo se avete dubbi sulla tecnologia e poi vi presento brevemente questo slide dei corsi che stiamo preparando. Cosa pensi di Algorand che è appena nato? Ho testato personalmente la testnet, stimo molto Silvio Micali in quanto è uno dei creatori di ZK-SNARK, che è un algoritmo di crittografia omomorfica molto avanzata che ha permesso diversi avanzamenti nell'ambito crittografico. Ho il dubbio che certe volte grandi professori che hanno vissuto, diciamo, un po' nell'ombra, a volte sentono come un po' un senso di rivalsa nei confronti di questo sconosciuto Satoshi Nakamoto che si è inventato questa cosa e che loro la sanno fare meglio. Personalmente la testnet che ho provato io, cioè, io ho preso un sacco di coin su quella testnet perché ho messo dei bot sui faucet, ma mi hanno resettato la rete. Quindi diciamo ancora è molto embrionale capire com'è. Lo stato della tecnologia è molto più indietro rispetto a quello che dicono. Ci sono degli investimenti mostruosi, hanno raccolto in equity tantissimi soldi e stanno facendo tantissimo marketing. A livello tecnologico sono ancora molto molto indietro. Ieri è arrivata una mail dicendo che la testnet da ieri sarà stabile, sarà l'ultimo reboot, cioè in cui loro creano una nuova testnet, quindi fondamentalmente è stata già forcata tantissime volte. Una delle cose che dicevano è che non si può forcare. Si basa su un sistema di built-in fault tolerance che è utilizzato anche da Hyperledger, per esempio, quindi sistemi come Apache Kafka utilizzano questo sistema che è già esistente.
non la vedo una grande forma innovazione, diciamo. La vedo l'ennesima scopiazzata di qualcosa che esiste già. Cioè, la diversità rispetto a quello che ha introdotto il Bitcoin è che col Bitcoin per la prima volta nel mondo chiunque può mandare una qualunque quantità di valore da una parte all'altra del mondo senza bisogno di un intermediario. E questa cosa qua apre degli scenari per la società evolutivi e anche eticamente migliorativi, perché la natura umana è sempre quella di approfittare del potere. Cioè, io stesso, se fossi l'imperatore del mondo, probabilmente sarei terribile, non penso che mi salverei dall'anello del potere, diciamo, di lasciarti il termine. Cioè, comunque il potere è qualcosa che ci contagia, no? È parte della nostra natura. Se noi abbiamo uno strumento che ci permette di veicolare la necessità, che è quella del denaro, perché è una necessità sociale, senza uno strumento di controllo, per cui si possono creare delle lobby, si possono creare delle entità che poi lucrino a scapito delle maggioranze, è sicuramente una cosa innovativa. Il problema, come sempre, nella tecnologia dipende da A, l'uso che ne facciamo, e B, l'evoluzione sociale delle persone e il modo con cui poi alla fine questa tecnologia viene utilizzata oppure la direzione che prende, ovviamente. Altre domande? Prego. Di fonderla o rivenderla? Adesso arriva la domanda, che forse alcuni magari per gli scongiuri si toccheranno, perché la mia domanda è un po' anche una provocazione. Qual è il rischio e quali sono i fattori che possono far sì che quel grafico di timer che abbiamo visto prima non si verifichi, cioè che non si diffonda? Cioè, quali sono? Cioè, io non riesco a vedere un'analisi SWOT, no? Per chi magari sulla blockchain. Qual è il... Perché... Ah, la mia opinione è che è difficile che non si diffonda, l'unico rischio è il modo in cui si diffonda. Cioè, che non si diffonda la vedo veramente difficile, e l'unico problema è il modo in cui si diffonderà. Perché di fatto comunque a livello tecnologico è un'innovazione, perché come diceva Federica, quello che è stato introdotto è una cosa che nel mondo dell'informatica mancava, ed è la scarsità. E questa cosa qua comunque è un raggiungimento utile che in qualche modo sicuramente farà parte del nostro futuro. Cioè, semplicemente se io ho una foto sul mio cellulare e la mando a tutti voi, l'abbiamo duplicata. Il problema del double spending, della doppia spesa. La scarsità, l'informazione per sua natura, è una risorsa virtuosa. Cioè, più la utilizzi, più aumenta. Non è come il petrolio o l'oro. L'Europa fondamentalmente che fa, lo dico sempre nei miei corsi, ho visto che c'è qualcuno nei miei corsi, scusate se mi ripeto, che cosa fa l'Europa fondamentalmente? Ha risorse, non ha più petrolio, non ha più oro, non ha più nulla. L'unica cosa che fa è produce tonnellate di documenti, cioè produce informazione. Siamo nell'epoca in cui le società sono basate sulla risorsa informazione. La risorsa informazione è una risorsa virtuosa, la utilizzi e aumenta. Se io faccio un documento e tu lo leggi, nel momento stesso in cui lo legge è già aumentata la quantità di informazioni che ci sono, perché una testa ha un punto di vista. Quindi di fatto due informazioni che si sono duplicate tra un peer e l'altro hanno già aumentato la risorsa informazione. Il Bitcoin ha introdotto per la prima volta un sistema che permette di garantire la scarsità dell'informazione. Prego, altre domande? Bene, allora, oltre a fare questi eventi gratuiti in cui ci piace diffondere la conoscenza della tecnologia, abbiamo anche una versione a pagamento della formazione che facciamo in questi corsi. Questa prevalentemente si rivolge alle aziende, la potete trovare su chainacademy.it B2B, e abbiamo formato oltre 1000 persone sia qui in questi corsi che nelle aule, e il percorso formativo è personalizzabile, cioè ogni azienda può prendere uno di questi moduli che vedete, come l'introduzione alla blockchain, certificazione, tokenizzazione, applicazioni di business concrete, introduzione alle ICO, introduzione alla programmazione in Ethereum, sviluppare Ethereum private, blockchain, Bitcoin, Lightning Network, ma anche Hyperledger, come vedete, e programmazione Spinners, che sono fondamentalmente due blockchain private.
c'è un'introduzione alla crittografia, introduzione ai wallet, un'introduzione invece più da un punto di vista meno tecnico, più finanziario su Bitcoin e criptovalute, introduzione alle stablecoin e poi c'è questa parte qua che qualunque azienda con noi può fare una fase di design thinking, cioè che cosa possiamo fare noi con la tecnologia blockchain, ci studiamo insieme, applichiamo delle tecniche tipiche di design thinking e lancio di startup e definiamo insieme quali possono essere le applicazioni immediate o future che quell'azienda insieme ai suoi clienti può sviluppare. È tutto, vi ringrazio. Allora non sento Maria di Luno. Ah Gianni, no scusa Maria, ho sbagliato. C'è il nostro sponsor che volevo ovviamente declassare. Allora, questa è un'azienda con cui stiamo collaborando e che fa da sponsor per questo evento. Ha da poco lanciato una società blockchain ed è un'azienda molto interessante, tra l'altro penso che lo dirà anche lui, ed è alla ricerca anche di programmatori e di talenti perché hanno preso moltissimo lavoro e stanno crescendo molto velocemente. Gianni Taddeo, PH di Umanativa. Grazie Gabriele, grazie a tutti, grazie di questo slot, è una sorta di intermezzo, quindi non parlerò di blockchain, però consentitemi di fare una sorta di advertising sulla mia azienda, che si chiama Umanativa. Umanativa è un rebranding di una serie di aziende già esistenti sul mercato. Umanativa fa capo alla Comini Group, che è una società fondamentalmente nell'area dei VCT e della produzione video. Ho evidenziato blockchain proprio per far vedere, per dimostrare quanto Umanativa creda nella blockchain, appunto da investire, acquisire una startup di ragazzi giovani e molto capaci e di inserirla all'interno dell'asset aziendale. Vediamo a questo punto brevemente le due anime della Comini Group, l'Umanativa e Media Production. Uno si chiederà, Umanativa fondamentalmente fa ICT, imperniata sul dato, quindi data management, quindi data warehousing, big data, analytics e quant'altro. E dall'altra parte abbiamo media production, diciamo perché produzioni visive all'interno di un'azienda di ICT. Quello che noi crediamo è che questi due mondi si avvicineranno sempre di più, ci saranno intersezioni importanti per due mondi perché alla fine anche il video è un dato non strutturato, un dato non strutturato che verrà elaborato dalla soluzione di big data e produrrà informazioni per il business. Così a ritroso, viceversa, il dato nella sua accezione di metadato va ad arricchire il video. Oggi vi vedevo Netflix sul PC, tranquillamente si può navigare sulla videata e avere informazioni sul luogo che stanno riproducendo, informazioni sui personaggi, quindi crediamo che queste due realtà si avvicineranno sempre di più, motivo per cui rientrano nell'ambito della Covid Group. Quattro sorelle di HN Blockchain, HN Easyway, HN sta per Umanativa, HN Easyway, un'azienda la più matura del gruppo, come dicevo prima, si occupa di data management, è nata intorno al dato, database, da warehousing, adesso big data, data virtualization e poi si occupa anche di altre, non solo diciamo data mining nel senso di big data, ma anche di Oracle application, business intelligence e altre realtà come il corporate performance management. Seconda azienda è BuddyConnect, system integration e consulenza in ambito CRM, ERP, mobile application, per quanto riguarda il mondo finance, retail e automotive. Anche questa azienda possiede anche dei prodotti che propone sul mercato sulla piccola e media impresa, fornendo soluzioni di CRM, nella fattispecie per l'accessione del quinto. Poi HN Excellence è un'azienda specializzata e focalizzata sul SAP ERP, e fornisce risorse di varia natura, skillate a livello funzionale su corporate administration, finance, logistics, HR management e business intelligence. Quindi questa è focalizzata su SAP. Finalmente abbiamo HN Blockchain, che è il motivo per cui io sono qua e ho deciso insieme alla mia azienda di sponsorizzare questo evento.
All'inizio di quest'anno abbiamo acquisito questa startup, l'abbiamo integrata nell'azienda, quindi abbiamo anche messo a fattor comune degli asset aziendali, delle funzioni aziendali, in modo da alleggerire questa startup e fare in modo che si possa concentrare sul mercato, diffondendo la cultura, facendo corsi di formazione, che poi vedremo, e anche cercando comunque di iniziare a un minimo di business compatibilmente con quella che è la maturità della tecnologia, sia che essa sia blockchain con la B maiuscola, quindi una pubblica, oppure una blockchain privata che troverà, come diceva Gabriele, troverà comunque delle applicazioni, forse in un ambito più limitato, però solo il mercato lo dirà. Io quello che dico, secondo me è giusto, come stiamo facendo in questo contesto e in altri contesti, comunque diffondere la cultura. Non sappiamo ancora che cosa, quale sarà la realtà, quale sarà la tecnologia che prenderà piede, perché secondo me non è un aspetto tecnologico, ma è un aspetto più politico e quasi socioculturale, perché qui siamo di fronte a una rivoluzione socioculturale, perché se disintermediamo e spariscono le banche, ma insomma io insomma, qualche dubbio ancora ce l'ho, però il mercato lo dirà, ma siamo anche noi che dobbiamo portare comunque delle soluzioni, dobbiamo portare del know-how, dobbiamo portare della cultura. Quindi ecco perché da un'azienda di 180 persone che fa poco più di 12 milioni ha deciso di investire in un gruppo, in una società di blockchain, perché ci crediamo e insieme al mercato cerchiamo di diffondere la cultura per raccogliere i frutti nel medio periodo. L'ultima azienda, HN Poland, sviluppa applicazioni e fornisce consulenza in ambito ICT. Dicevo di Umanativa, dicevo prima che fa parte della Comini Group, quindi le due anime, dati e produzioni visive, 180 dipendenti, 4 sedi, 14 milioni di fatturato nel 2019 come previsione. La nostra visione è che da soli non si può fare tutto, quindi il nostro mantra è partnership insieme a System Integrator, insieme ai clienti, insieme ai vendor. Abbiamo importanti certificazioni perché riteniamo che gli skill siano fondamentali, collaboriamo con le università con le quali sviluppiamo dei progetti, ma anche cerchiamo di attrarre dei talenti, perché è importante avere i talenti con una mente innovativa, pronta a recepire le nuove tecnologie. E investimento in innovazione è sicuramente una cosa fondamentale che la Comini Group ritiene importante, perché se non si innova non si va avanti. Andrò velocemente, queste sono le nostre competenze, 5 aree funzionali: Corporate Performance Management, CPM, Data Management, CRM, ERP e Blockchain. Questi sono gli skill che abbiamo. Qualcuno di voi magari sarà più avrà più familiarità, qualcuno no. Comunque fondamentalmente nell'ambito del Data Management questi sono i principali partner con i quali collaboriamo, che sono diciamo i partner più riconosciuti sul mercato. Ma di nuovo soffermiamoci su BC Blockchain, che è l'azienda appunto che abbiamo creato da poco. Fa formazione su blockchain e criptovalute, fa studi di fattibilità, consulenza e sviluppo sulle nuove blockchain e ha un catalogo prodotti esistente, disponibile, che possiamo offrire al mercato. Ha un exchange decentralizzato ibrido per la creazione di asset digitali, ha un wallet di criptovalute e ha una piattaforma di KYC e AML per l'antiriciclaggio. Quindi è una realtà, comunque con un suo catalogo prodotti, con un suo skill, che siamo certi riuscirà comunque ad avere un successo sul mercato. Abbiamo visto gli skill, queste sono le funzioni nell'ambito del nostro mercato. Ovviamente è una catena end to end, andiamo dalla consulenza allo sviluppo di applicativi e test, fino a offrire anche una manutenzione applicativa multivendor sul primo livello e secondo livello, on-site o remote, project management e formazione, oppure turnkey solution nel momento in cui il cliente ha l'esigenza di avere un single point of contact,
di sviluppare, di lasciare che il partner sviluppi in Turchia la soluzione senza diciamo, dover avere attori nel progetto. Ciononostante, se il partner lo volesse, siamo in grado di fornire consulenza, quindi a task o sviluppo o manutenzione applicativa o addirittura soltanto project management o formazione. Chiaramente noi puntiamo alla Turkey Solution sia come prime contractor sia eventualmente in partnership con un sistema integrator. Queste sono le nostre certificazioni, le certificazioni importanti perché stiamo parlando, noi siamo Vare, GoldPath e Talend è un vendor importante classificato da Gartner tra i leader nell'ambito dei Big Data e Analytics. Siamo VAR e Gold Partner, siamo Gold Certified Partner di Oracle, di IBM e anche di Informatica e Tagetics, in realtà perché siamo Silver. E sono delle certificazioni importanti che i clienti ci richiedono, che il mercato richiede, che i partner ci richiedono nel momento in cui dobbiamo partecipare a delle gare. Questi sono i nostri partner, sono nomi importanti, vediamo partner fondamentalmente nell'ambito bancario, nell'ambito dell'industria, vediamo IBM, vediamo KPMG, Almaviva, NTT, Reply come sistema integrato, come vendor Cloudera, Talend e Tagetix. Pricewaterhouse ancora come sistema integrato, quindi sono partner importanti con i quali noi collaboriamo per portare avanti i nostri progetti. Qui ci sono i principali clienti, vediamo clienti anche qui nel settore bancario o nell'industria, vediamo nel bancario HS24, vediamo BNL, vediamo il gruppo bancario Crea che sta diventando il terzo gruppo importante in Italia con il quale noi portiamo avanti delle soluzioni di Big Data, vediamo la parte diciamo più pubblica, GSE, Sogin, Consip ed altre ancora che vedete in questa seconda slide. Termino con questo job post pubblico. Noi stiamo assumendo, abbiamo vinto degli importanti contratti sia col pubblico che col privato. Abbiamo esigenze di assumere ben 100 system engineer con queste competenze che ho buttato giù riportando un po' i loghi. Quindi nell'ambito Java, back-end e front-end, Angular e React, nell'ambito della reportistica Power BI e QuickSense, Oracle, sia IBS che Fusion, e nell'ambito del Big Data, Cloudera, OpenWorks, e Hadoop e Sparks più Talend che è il nostro partner e adatta per questo motivo, insomma, stiamo cercando di potenziare la squadra. Esiste già una university di Talend, ma insomma vogliamo espanderla e portare avanti i progetti che ci sono stati assegnati. Qui c'è un'email, potete inviare direttamente l'email a recruitment@spa.it oppure al sottoscritto Gianni Tateo. Rimango comunque a disposizione, vi posso dare qualche biglietto della visita. Presentatevi numerosi. Tanto perfetto, va bene. Grazie a tutti. Una delle cose che fanno è anche realtà aumentata, non so se chi conosce questo device, HoloLens di Microsoft. Ok, perfetto, ce ne sono pochi di mani alzate, vi consiglio di provarla, è molto interessante. C'è un gioco fondamentalmente che potete provare qua, l'ambito applicativo principale invece è per chi lavora, perché è una realtà aumentata, non è realtà immersiva virtuale. Grazie, nome. Quindi è uno schermo che si connetta sulla realtà che esiste già. Chiunque vuole, o da me o da Gianni, li può provare. Nell'aperitivo. Allora, adesso invece avremo Maria di Luno. Intanto prepariamo un secondo le slide. Luno è un exchange con cui abbiamo già avuto modo di collaborare. Chi è che era presente al giveaway che abbiamo fatto di Luno? Chi era presente al giveaway di Luno?
Quante persone c'erano? Una quarantina quella volta? How many people there was the time that we do that when we did the giveaway here in Rome? November. And was around 40 people, right? Yeah. So only few of them are here. Today no giveaway. La presentazione sarà in inglese, come di consueto qui tutti gli ospiti internazionali parlano in inglese mentre quelli italiani parlano in italiano. Se c'è qualcuno che ha problemi con l'inglese può mettersi vicino a qualcun altro che gli fa una traduzione simultanea. Ok, siamo pronti. Maria, di uno. To better manage the system. So to sort of
I'll start with telling you about how we think about using finance and money in our company, because we do spend a lot of time thinking about how people will use finance in 10 to 20 years' time. And I think that if you look at technology, innovation, and consumer trends, it's pretty obvious that it's going to be a lot easier to move money around, and it's going to be a lot cheaper, if not completely free. So what we definitely see is that there's going to be a lot more interoperability between systems, and that sort of extends not just to humans, but also to machines. So when people think about banking being banked, especially in the context of crypto being the solution, we do not just think about people and or poor people in billions of poor people around the world who will be empowered by that, but we also think about machines. So if you charge your car, electric car, at a station, if that, you know, the car is communicating with a different device, they could also be transacting with each other. So this banking being banked actually extends beyond humans, and this concerns trillions of different devices that could be empowered by that new infrastructure that's being built. So there's a lot of things that that this new financial system could bring us, and I'm not going to go into a lot of detail, but I listed it here. You know, it's around better privacy, better, easier compliance, better user experience for consumers, and I think that this this issue is not just about crypto companies like ours. I think you know, you probably use challenger banks and I don't know, Google Pay, pay with your phone, and those are the companies that perhaps do not work in blockchain, but they're trying to tackle the same problems as us, and they just go from a different angle about it. So a lot of people are starting somewhere, but when we speak to different fintechs, for example, the portfolio company of our investor is also Revolut. You know, when you speak to those companies, remittance companies like TransferWise, etc., we see the end goal being the same, but we just go through a different process to get there. So for us as a company, we think that this kind of solution is not going to be built in the existing infrastructure, and that there has to be a sort of global open protocol that people can innovate on to for this to be possible. So the most efficient way, we think, is a decentralized cryptocurrency such as Bitcoin, and this is how we see it play out. So the big circle here, and they're not very well detailed on the right, is the existing centralized financial economy, financial system, and the little bubble on the right is the sort of parallel system that we see develop. And I think that, I mean, these days, last time I spoke to you guys in Rome, Bitcoin price was not really in the best place, and people were increasingly skeptical about it. But the problem, I think, is that people do use Bitcoin price as a proxy to evaluate what's happening with this, and they don't realize how much capital is being committed, how many companies are hiring, which is a great example just now, and how many users are signing up every single day. So I think that you know, this is hugely underestimated, and it's important to note that this decentralized financial system is being built. So at the moment, the use case in that infrastructure is mostly around money. So you know, payments, investments, lending. It's all of the different functions that we see in the existing financial infrastructure. But I think that's important to note that it's not just that. It's sort of the different use cases will open up, and you know, there's going to be a lot more different decentralized applications, centralized identity, and effectively just we will be disintermediating a lot of different systems that we have in place today and making it simpler. So the one common denominator for all this is that we need cryptocurrencies to access it. So if it's just about money, you know, we're already doing it, we let you go from fiat from normal money to crypto, open a wallet, you can make an investment, etc. But what it really means, if you sort of you know, take a step back and see the whole, you know, what's actually in motion in terms of finance in general, is that, you know, we see you as an individual that has transitioned into this new world where all those new things will be possible one day. So
you know, it can be frustrating that, you know, adoption is not, it's still at the early stage, it's not, you know, in Europe, there's not many use cases that where we can use cryptocurrencies, but this is coming, and for us it's important that, you know, we are a gateway to that new decentralized system. So I wanted to ask you, but Gabriel already done it, how many of you have crypto, and I'm actually quite a friend, I often talk to groups of people that were only a tiny fraction actually owns crypto, so I'm very glad to see so many owners here. But the question that everybody's asking themselves is like, how do we make it scale? Like, how do we make, you know, it's a chicken and egg situation. How do you make everyone use crypto if nobody is using it at the moment? So it's a classic network effect, and I think the yellow, I think I may have shown this before. The yellow line represents the current size of network. So in a classic network effect, you know, the more people use something, the bigger the group is, the more people are using it, the value of the network increases with its size, and then you have the exponential growth. So how do you incentivize people to actually use cryptocurrency? And that's the sort of issue in mass adoption that we're facing now. So if you look at different companies that you may have used or you definitely know, like PayPal or Uber, effectively it's about giving people something and in one way or another. So in PayPal case, it was pretty much directly giving people funds to actually use the app, to use the system. With Uber also, you know, credit in the account to make sure that this critical, there's an incentive for people to share this, and this critical mass user base was growing. So the lucky thing about crypto is that they have there's an inbuilt incentive mechanism, and if you see this orange line, it represents ownership upside potential, which is really high at the beginning. You know, the risk is huge, but at the same time, the ownership upside potential at the beginning of the when you join the network is really high. What happens later is that as the network grows, the ownership upside potential decreases, so the economic incentive is actually smaller. But what's incredible about Bitcoin and other cryptocurrencies is that the value of the network increases with its size, because it becomes important from a transactional point of view. And I think it's very unique for cryptocurrency, and it's important to remember that classic network effect, because it's happening. So I'm going to quickly say a few words, not to bore you, I'm the last one to speak about Luno. Bearing all that in mind, we built the company, we started the company in 2013, our founders are from South Africa. We currently have, I think, 250 people, and hiring everywhere. We're based from 7 offices on 3 continents, and potentially all, in Europe, it's London, but we'll be opening local offices also potentially this year. So there's a lot of exciting stuff happening. We're not an ICO-funded company. We're actually traditionally funded by VCs. Balderton, a huge European VC, Naspers, a tech giant from South Africa. So really exciting times for our company. Some people ask me why London, and why not anywhere else in Europe with Brexit, and it's actually, I think Federica may have mentioned just European-wide regulation situations. What we've noticed is that it's currently happening on the local level more than international, so that threat that we sort of seen with Brexit potentially preventing the passporting of different licenses, it's actually not there anymore, because we have to work with regulators across the board in every single country at the moment. So so we'll see how that plays out, but again, we're probably going to be scaling our operations on the ground further in Europe. Again, we have the wallet and exchange, I already talked about this, available on desktop, mobile, based all over the place. Now, and lastly, before I get to the research, I wanted to sort of say that generally, you know, in our industry, it's not just about Luno, you know, people think it's like Wild West, and they call companies like ours and people like us cowboys in this space, which is kind of true, and I quite like that analogy, but often people think of cowboys as bandits and some sort of unregulated
scary space happening. But what I wanted to say is that I think, you know, what's in motion is a lot bigger than all of us. And we're Luno, for example, and there's a lot of different great companies around the world who are trying to do this. It's just trying to sort of tame the situation and make sure that, you know, we keep up with innovation, that it's not something that's exclusive to those who understand how it works. And we're trying to provide a sort of, try to be the intermediary in that evolution that's happening. So last time in December, I was talking about some research, I think, but since, and this is from last year, this is the research that we did in some countries that we operate in to show familiarity versus ownership and really reflect how backwards we are in Europe in terms of using cryptocurrency and the awareness. American markets are definitely ahead. You know, we operate in Indonesia, in Malaysia, in Nigeria, in South Africa, and there you can see that the proportion of awareness to ownership is much higher. In Europe, a lot of people, well, relatively know what or have heard about cryptocurrencies, but the ownership is actually really low. And that's due to different pain points, no regulation, no education in this place. But also, it's because of the fact that in emerging markets, the use case is actually payments. For us, it's an investment store of value. So here you can see the familiarity versus ownership, and on the right-hand side, you can see that in all the markets that we looked at, Bitcoin was king, and then Ethereum, Ripple, and Dash sort of far behind, but still significantly important. And most recently, we've been sort of regularly asking questions to different, well, running surveys across different groups, across those four markets, to see if, you know, what changes on a quarterly basis. So in the first quarter of this year, and I picked sort of the ones that I thought were most interesting and really exciting for Italy, which is a hugely important market for Luno, is that in the first quarter, 21% said that they own cryptocurrency, and this quarter it's over 30 already. So probably Bitcoin price has something to do with this, but it's a very positive trend that we see, and as you can see, Italy is really at the forefront of this game. Then what I found interesting is the question, for what purpose did you buy crypto? And in the first, the first option was investment, and I think that, you know, it's relatively stable in Italy, but what's really increasing is that that people are actually getting paid in crypto and actually using it for transactions between each other. And Italy there really stands out, which is quite fascinating. On our side, we obviously see a huge uptake in interest and appetite in Italy, but it's also great to see it, beyond our customer base. So those are the three trends sort of that we've seen. You know, that it's significantly increased this year, and online shopping and being paid in crypto is actually becoming more important as a function. So to wrap this up, I just wanted to say that this evolution is not going to happen overnight. We're here to help you, get familiar with cryptocurrency, make your first steps. You know, we're the platform to try it out in a safe manner, and really it's now about driving this mass adoption. Unfortunately, the different use cases are going to probably come in the second stage, where we grow the ecosystem with merchants, with businesses, with banks, with more institutional participation, and only then we can really talk about this fuzzy future that I mentioned, which is the decentralized economy that is currently growing and it's coming into place. So what's going to happen? We don't know, but we think that we're going in the right direction as Luno. We don't know, nobody can tell you if it's going to be Bitcoin or which cryptocurrency to invest in and what's going to scale and what's going to be the one. But it's 100% sure that the way people use and think about finance and the way they transact is going to change, and we just happen to be in one of those times when it's happening. So we're here to sort of be the gateway for the mass market public to help them find a way to the new system. Thank you. Any questions?
Cool. If you want to find out more, obviously you can contact me through Gabriela or find us online. About volatility of your currencies and these questions that you've discussed, do you think this is going to be an issue to solve before pushing really Bitcoin as a currency? I wouldn't be happy to be paid in a very volatile currency like Bitcoin if I would be pushed to exchange it into a more stable one immediately rather than unless I'm really an investor. Well, I think that it is a little bit of when we ask people, why are you not investing? A lot of people say it's because they don't know or there's no regulation and there's a lot of scams, but also people talk about volatility as being a threat. The volatility has been progressively reducing, so it's a very positive trend that if you closely watch the price charts and if you sort of zoom out from beyond what happened at the end of 2017, you see that volatility is actually decreasing, so that's a very positive thing for cryptocurrency. I think with stable coins, that also in terms of changing people's mindset and making them feel more secure about entering crypto space, I think that's also a positive turn, and I think maybe a step before actually getting into a fully decentralized cryptocurrency like Bitcoin. So we'll see how this plays out. We're not an investment company, we don't give any financial advice. We're trying to educate people and make them understand how it actually works. I think that there's just a lot of bad PR about the volatility, which is actually quite wrong to see it. You have to look at the time frame a little bit more from like how the currency has been in circulation. Se ci sono domande in italiano, le traduco. Thank you. Allora, abbiamo concluso qui, però c'è sopra l'aperitivo che ci aspetta, per cui fino alle 11 siamo qua, poi alle 11 dobbiamo sloggiare. Ricordo che se qualcuno vuole può trovare questi. Per chi non c'è, iscrivetevi nella chat di Telegram, la trovate sul sito blockchainroma.com. Lì condividiamo le slide di tutti gli interventi e lì anche troverete tutte quante le persone che partecipano e che hanno partecipato a tutti gli eventi di Blockchain Roma, e potete sempre dialogare e chiedere approfondimenti sugli argomenti che avete visto. Non solo, potete anche chiederci di trattare argomenti specifici che vi interessa di vedere trattati nei prossimi meetup. Quindi è il nostro canale principale di scambio di informazione e di comunicazione. Vi aspetto tutti di sopra all'aperitivo. Grazie ancora, ciao a tutti.